Buonasera, campionato finito per la Maceratese, direi anche piuttosto neanche iniziato, perché come ricorderete la squadra biancorossa ha giocato solo una partita a Castelfidardo contro la Vigor e fra l'altro l'ha anche perduta nel lontano ormai ottobre 2020. La Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, dopo un lungo travaglio, hanno deciso di cancellare la stagione 2020-2021, per cui se ne riparlerà, se tutto va bene, speriamo chiaramente, quest'estate, con la ripresa della campagna acquisti e l'inizio del campionato a settembre. E questa è la situazione sconfortante, però il calcio cittadino è ridotto a questo livello. Crocioni comunque non molla, persevera nel suo impegno di dare una soddisfazione di promozione, di una allocazione di campionato migliore, più adeguata al passato rispetto a quella attuale, ha il rimpianto di non poter ripresentare la formazione che era stata ricostruita durante la pausa, la lunga pausa, con Nocera, ed sarebbe stata formata da giocatori forse più adatti a questo tipo di campionato. Nel frattempo c'è da vedere l'evoluzione, ma sono molto pessimista in questo senso, di certi fermenti che sono riaffiorati per un'intesa fra Crocioni e Canil per questa tanto sospirata fusione. Però Crocioni mi ha detto chiaro e tondo che se da un lato lui è disponibile alla trattativa, dall'altro non è stato mai contattato da nessuno. Resta invece in piedi l'eccellenza, a cui è stato riconosciuto la connotazione di campionato di interesse nazionale, paragonato quindi a quello della Serie D. Sarà un mini campionato con due gironi da sei squadre ciascuna. Ci saranno i play-off dai quali uscirà la formazione che sarà promossa in Serie D.